È ancora più bella perché è arrivata sofferta e ci è andata molto bene. Se prendevamo quel gol su calci piazzati all'inizio secondo tempo, rischiavamo di perdere, però è andata bene così. Avete rischiato sullo 0-0 di prendere gol, c'è stato quel salvataggio sulla linea di Mora, diciamo che quello è stato l'episodio decisivo della partita. E poi lo stesso Mora ha segnato il gol vittorio. Sì, per fortuna che c'è stato Luca Mora perché, come detto prima, se prendeva un gol andava male, quindi siamo stati bravi a ribaltare la situazione. Pescara un po' contratto in alcuni tratti di partita perché anche merito dell'avversario che faceva molto pressing. Sì, c'erano pochi spazi da giocare in avanti, quindi cercavamo di girarla, però c'erano pochi spazi, non come le altre volte. Una squadra chiusa, però abbiamo sofferto, però l'abbiamo portata a casa, importante è quello. Vittorio importante per te, un'altra gara ad alti livelli, insomma, piano piano ti stai prendendo il centrocampo del Pescara. Sì, cercherò di continuare così e di aiutare la squadra a vincere. Per chiudere, sabato c'è questa partita di Foggia, partita difficile, su un campo non semplice, insomma, occorrerà una partita di grande sostanza, bisognerà provare a fare qualcosa di più rispetto al match di oggi. Ma diciamo che sono tutte difficili, quindi anche oggi è stata difficile, però andremo lì convinti di potercela fare anche stavolta.